dalla seconda lettera di San Bartolomeo apostolo ai Vincenzi. Miei cari fratelli, voi dovete sapere che vedere ragazze seminude o nude, belle ragazze seminude o nude che danzano nude o danzando si spogliano, o seminude giocano in luci e colori in un locale con musica e gente, o nude giocano a pallavolo su una spiaggia naturista, o nude posano per un fotografo, è bello, non rompetemi le palle! Non rompetemi le palle con i vostri discorsi volgari, maschilisti, o sussiegosi, femministi, che in questo caso, è curioso, no? Vanno a parare allo stesso dispregio. Non rompetemi le palle. Dire che queste cose fanno schifo perché anche la TV di Berlusconi le fa, è come dire che Dante fa schifo perché anche Bondi le poesie le fa. Belle ragazze seminude o nude, che danzano nude o danzando si spogliano, è un patrimonio dell'umanità che l'UNESCO dovrebbe tutelare. L'UNESCO sarà inventata secoli dopo, ma lui lo prevedeva. Affascinava 8.000 anni fa, finché c'è vita affascinerà. E la ragazza che lo fa, io la guardo con vasta gratitudine, aggiunge al mondo un tocco di splendore, ruba un poco di luce contro il buio vorace che noi tutti attende con il suo sorriso stronzo. Vedere ragazze seminude o nude nell'armonia del corpo in movimento è bello, non rompetemi le palle né rompetele a loro, guardatele piuttosto, e se siete fortunati baciatele, e anche fidanzatevici, purché dopo fidanzati non diciate loro di smettere di danzare seminude o nude. Se avete quell'idea, piuttosto astenetevi. E parola del Signore.